Benvenuti amici di InfoCilento al 48esimo appuntamento con la rubrica Parola alle associazioni. Ogni settimana intervisteremo presidenti o rappresentanti di associazioni o proloco del Cilento, Vallo di Diano o Alburni per scoprire tutte le novità sul loro operato. Potete ascoltare la rubrica Parola alle associazioni sulla sezione media di InfoCilento la domenica alle ore 11 e replica il lunedì alle ore 14, il martedì alle ore 20 e il sabato alle ore 18. Dalla domenica è possibile riascoltare tutte le puntate anche in podcast. Oggi siamo con il presidente dell'associazione Omnes Simul di Capaccio Pessum, Gerardo Vitolo. Salve e grazie per aver accettato la nostra proposta. Ciao. Allora, iniziamo subito. Quando è nata l'associazione Omnes Simul e perché? Allora, ufficialmente è nata il 16 febbraio 2017. Vuole dare una risposta sul territorio per quanto riguarda le dipendenze e i problemi psichiatrici. In effetti noi è un centro di ascolto che si occupa prevalentemente di problemi legati alla tossicodipendenza e dipendenza, quindi vecchie e nuove dipendenze, dipendenza da sostanze e dipendenze da internet, gioco d'azzardo, ludopatia, queste cose qua. Okay. È nata perché... Sì. Siamo un gruppo di ragazzi che a vario titolo ha fatto esperienza nel volontariato, nella solidarietà e soprattutto sono ragazzi che come me hanno fatto un percorso comunitario perché in passato hanno avuto problemi di tossicodipendenza. Ci siamo riuniti e cerchiamo di portare avanti sul discorso bene, con tante difficoltà. Quindi diciamo partite dalla vostra esperienza per sì. Diciamo dagli errori passati uno ne fa tesoro e crea nuove opportunità per chi magari è più fragile e ha bisogno sì. di un aiuto di persone che realmente ci sono passate, perché diciamo che forse sono loro che possono realmente aiutare. Sì, in effetti noi che abbiamo avuto questa esperienza, con chi poi ci viene a chiedere aiuto, ci capiamo a volo. Però dopo che abbiamo fatto i colloqui di sostegno, noi passiamo alla specialistica, cioè da noi ci sono volontariati che vanno dallo psicologo, il psichiatra, il neurologo, perché oggi purtroppo le dipendenze sono molto molto diverse dagli anni 80 e 90. Certo. Se andiamo a vedere, oggi c'è un uso sproporzionato di cocaina e i problemi che porta l'uso della cocaina sono legati pure alla doppia diagnosi, cioè sono malattie mentali in effetti, quindi ci vuole la specialistica per poter far fronte. Non basta più... il vecchio colloquio con il ragazzo che si è fatta la comunità, ci vuole la specialistica e cerchiamo di farlo. Certo. I risultati sembrano pure abbastanza buoni, voglio dire, cioè abbiamo circa 15 ragazzi in comunità, qualcuno ha finito, qualcuno sta finendo, quindi sono belle soddisfazioni pure, voglio dire. Sì, infatti. E ti volevo chiedere a tal proposito, quanti membri fanno parte dell'associazione, di questa associazione come volontariato? Allora, fammi sentire, quello là, in effetti, la legge dice 9 persone, quindi sulla carta siamo 9. Ok. Però i volontari, penso che siamo intorno alle 100 persone, perché noi ci occupiamo pure di famiglie indigenti che offriamo loro, che ne so, abbigliamento, alimentare, queste cose qua. Certo. E quindi se... i volontari sono veramente tanti che ci danno una mano. E se qualche radioascoltatore di InfoCilento volesse iscriversi alla sua associazione sia come volontariato sia perché magari ha bisogno di aiuto, sì, può farlo? Passare... Okay. Come? Noi abbiamo questa pagina Facebook dove c'è un numero di telefono, c'è la segreteria, può passare di qua. Ok, ricordiamo... il benvenuto. Ricordiamo la pagina Facebook così possono sì. contattarti. La pagina Facebook è Omnes Simul Gerardo Vitolo. Perfetto. Ci ho messo la faccia mia per un semplice motivo, perché diventa più facile per un ragazzo magari che cerca una mano e vedendo la faccia dice vabbè, sul ragazzo lo conosco, ha avuto pure un passato, sta funzionando sta cosa in effetti. Com'è? Certo, sì, infatti è più realistica, rende tutto più reale. Ah, e... volevo aggiungere una sì. cosa, tutti i servizi dell'associazione sono a titolo gratuito naturalmente, non esiste che noi prendiamo
dei soldi per portare avanti qualsiasi attività, ci autofinanziamo naturalmente, però le Perfetto. famiglie che prendiamo in carico non necessita nessun contributo, niente. Anzi, se una famiglia la prendiamo in carico, non accettiamo neanche un contributo economico volontario, voglio dire. Perfetto. E quali sono le principali iniziative, le principali attività che avete organizzato in passato sul territorio del Cilento? Allora, noi la principale attività, come ho detto, è il centro di ascolto e collocazione della persona in una struttura. Noi collaboriamo con gli amici di San Patrignano, con Sì. la tenda, la comunità La Tenda di Salerno, con la comunità La Casa sulla Roccia, con diverse comunità fuori regione che si occupano di doppia diagnosi, come il CES di Belluno, eccetera. E questa è l'attività principale. Poi sul territorio noi facciamo formazione e informazione. Sì. Prima del Covid avevamo un laboratorio con tutte le persone che in qualche modo portavano avanti il discorso appunto tecnico del laboratorio, quindi facevamo cartotecnica, vetrate artistiche, c'era un laboratorio di musica. Che sul laboratorio di musica ha dato tra l'altro una bella risposta, perché molti ragazzi poi, soprattutto adolescenti, hanno scelto di seguire un maestro di musica che a livello economico si è preso giusto una cosina per andare Certo, avanti, hanno già rimborso pagato a tariffa spese. completa, sì, esattamente. E poi, va bene, noi siamo presenti con le altre associazioni quando si tratta di fare delle campagne pure contro la violenza sulle donne, queste cose qua. Siamo Certo. sempre presenti perché poi è correlata a fatto tossicodipendenza, violenze, Sì, è è tutto tutto un insieme, incastro, diciamo, sì, è sì. vero. Sì. E quindi durante il lockdown vi siete dovuti comunque fermare con tutte queste attività? O comunque Allora, avete... durante il lockdown noi ci siamo fermati con le attività, però poi abbiamo portato avanti un altro discorso. Per esempio, noi abbiamo fatto una fornitura di tutta una serie di prodotti al carcere di Avellino. Sì. Abbiamo fatto una raccolta qua perché c'erano problemi legati soprattutto al reparto femminile, quindi tutti quei prodotti che può servire a una donna, li abbiamo Certo. forniti noi. Abbiamo sostenuto pure insieme alla Croce Rossa e alla Protezione Civile tutta una serie di famiglie che in qualche modo loro non avevano problemi a livello economico finché non è successo il lockdown, quindi non avevano neanche l'iscrizione SEE, e Sì. noi abbiamo fatto fronte a queste famiglie che percepivano uno stipendio a fine settimana e si sono trovate, come ben sai, con problemi grossissimi. Quindi noi abbiamo curato questa parte qua, cioè, senza esporci naturalmente, abbiamo fatto una cosa molto molto discreta, perché poi ci sono pure problemi legati alla dignità, diciamo, Certo, sì. quindi di pubblicità non è che ci interessa tanto, voglio dire, cerchiamo in qualche modo di essere molto molto discreti. Sì, infatti, è davvero una bella associazione che spazia in molti ambiti che purtroppo sono comunque collegati tra Sì, loro. sì. E come ultima domanda volevo chiederti perché è importante chiedere aiuto? Perché il problema è questo qua. Chi cerca aiuto è molto difficile trovarlo in famiglia, anche se la famiglia dovrebbe essere la motivazione principale. Con famiglia intendo pure un ragazzo che ha figli, la moglie, queste cose qua, diventa difficile. Certo. Mentre da noi diventa molto più semplice perché funziona così: noi non ragioniamo con il cuore, ma con la testa. Non so se è chiaro. Certo, sì. Mentre in famiglia si ragiona con i sentimenti, e i sentimenti a volte ti fregano perché è così. Sì. Poi ci tenevo a precisare che l'associazione possono far parte tutte, ci sono giusto due condizioni che vanno rispettate, se no vengono allontanati tutti. Cioè, noi non accettiamo né violenza né fisica né verbale. Dopodiché, uno è il benvenuto, può esprimere tutti i bisogni suoi, però se due cose non ci passiamo, sulla violenza non esiste.
Ed è così, è la cosa più giusta. Sì. Io ti ringrazio di essere stato in nostra compagnia. No, grazie a voi, grazie a voi. Abbiamo grazie fatto davvero una bellissima chiacchierata, perché sì, purtroppo ci sono questi problemi che soprattutto con il, diciamo, con questo periodo di emergenza sono ancora più accentuati. Ci sono, ma sì, diciamo, sono poco, se ne parla poco. Quindi benvenga, sì, benvenga che ci sono questi queste chiacchiere. Noi ci siamo. Ti ringrazio. Oh, grazie a voi.